A volte un avvenimento del tutto normale può nascondere un risvolto davvero inaspettato. Ecco perché spesso ci troviamo impreparati in certe situazioni. Io sono Arianna e vi trovate sul canale True Crime che tratta del lato più oscuro della nostra società. Io sono Selena e Rubrica Notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta neppure per difendersi. Io sono Silvia, benvenuti in rubrica notturna. Sigla! Ci troviamo in Texas e la storia di oggi vede come protagonista un certo Barry Carlton Woodley, che nasce il primo di dicembre del 45, dunque lo inquadriamo subito, in Oregon, e sposerà Lynn Jeanette Johnson, che nasce l'11 di settembre del 1964. La coppia avrà quattro figli. Procediamo veloce nel racconto per mettere le basi della nostra storia e comprendere poi cosa succederà. Sì. Dunque, la nostra coppia avrà quattro figli, Anne Mary, Gregory, Jeremy e Rebecca. E fin qui una vita ordinaria, un innamoramento che sfocia in matrimonio, una coppia che crea una bella famiglia amorevole, ma andiamo avanti. La famiglia vive all'8100 di Brayton Place, nel sobborgo di Houston, contea di Harris, insomma, una zona di famiglie di un certo medio borghese, diciamo di strade pulite, di case in ordine, con dei bei giardini curati e fioriti e tutto posto. I Woodley sono una famiglia dunque rispettata e molto religiosa, dunque ben voluti da tutti. Arriviamo agli anni 90, in questo momento Barry, capofamiglia, che ha 45 anni, se la matematica non è un'opinione, è già sposato con Lee da ben 27 di anni. Tanto che la prima figlia, Emery, è sposata a sua volta e ha già anche lei due figli. Barry è un ingegnere meccanico e lavora presso la Bechtel Corporation. Anche Lynn lavora nello stesso settore del marito. In questo momento il figlio maggiore, Gregory, ha 23 anni e lavora come agente di cambio. Si laureerà proprio negli anni 90 all'Università del Texas. È anche fidanzato con una ragazza di nome Natalie. Jeremy invece, che è nato nel 76, è solo secondo anno di scuola, ha la passione per il nuoto, tanto che gareggia nella squadra della scuola. Dunque, lo possiamo ribadire, i Woodley sono una famiglia normale che fa cose normali. Lavoro, figli, scuola, sport, passioni varie, ecco, normali. Nulla a questo punto ci può far minimamente immaginare quello che sta per accadere. Ma nessuno di noi si aspetta niente di buono. Cazzo di cane. Ma nessuno di noi si aspetta niente di buono. È il 25 settembre del 1991, quando la famiglia riceverà la visita di un ragazzo di 16 anni di nome Shelby. Perché? Che cosa vuole? Shelby vuole acquistare un pianoforte che la famiglia voleva mettere in vendita per la cifra di 2.150 dollari. Lynn aveva messo un annuncio per la vendita di questo pianoforte sul Houston Chronicle. Non sappiamo chi della famiglia abbia mostrato quel giorno il piano al possibile acquirente. Fatto sta che il giorno appunto, 26 settembre, dopo quella prima visita di Shelby, di questo ragazzo, a casa dei Woodley, che cosa succede? Chiamerà la residenza intorno alle 18:45, informando la famiglia che aveva deciso di prendere proprio quel pianoforte e che quella stessa sera avrebbe dato loro la cifra pattuita e se lo sarebbe portato via. Un'ora dopo la telefonata, e arriviamo dunque intorno alle 19:45, Lynn lascerà la casa per andare a prendere Rebecca ai suoi allenamenti di nuoto, con il proposito di recuperare anche il figlio di un amico, un certo Devin McGlynn, anche lui amico di Rebecca. Insomma, siamo intorno alle 20. Dei vicini affermeranno di aver visto Barry, il padrone di casa. Dunque, lo vedono mentre bagna in giardino, semplicemente, non sta facendo niente di chissà cosa di particolare. In casa c'è anche Jeremy, che sta chiamando in quel momento un amico, David McGlynn, ovvero che è il fratello di Devi, che la madre sta andando a recuperare insieme a Rebecca, la figlia, e insomma, sono tutti amici. La telefonata tra i due ragazzi terminerà dopo 20 minuti, intorno alle 20:20. La conversazione era stata una conversazione fra due persone che frequentano esattamente la stessa squadra di nuoto, tutto lì.
Come abbiamo detto fino ad ora, è tutto normale. Anche Greg quella sera a quell'ora è a casa. Il ragazzo è rientrato dall'università da poco. In quel momento Greg sta cercando di risparmiare perché sta organizzando praticamente l'imminente matrimonio. Dunque evita di fare delle uscite extra, soprattutto nei giorni della settimana. Un ragazzo coscienzioso con la testa sulle spalle. Come abbiamo capito, Lynn sta portando a casa dalla piscina Rebecca, la figlia che sta facendo nuoto, dopo che ha terminato appunto l'allenamento, insieme a Devin, che è l'amico. Fratello di quello che sta chiamando il fratello, vabbè, è troppo complicato, non c'è perdere. Sono ormai le 20:40 e da lì a poco avrebbero varcato la propria casa, la soglia di casa, ma purtroppo c'è un ma, come abbiamo già potuto intuire da questa lunga premessa dove andava tutto bene per filo e per segno. Esatto, purtroppo intorno alle 21 i vicini di casa della famiglia Woodley, i nostri protagonisti, sentiranno una voce di donna urlare. La donna che vedranno anche correre fuori dalla casa, dalla propria casa disperata, è proprio Lynn, che appena entrata in casa ha trovato distesi a terra sul pavimento del soggiorno Barry, che è il marito, e i suoi due figli, Jeremy e Gregory. Purtroppo tutti e tre sono privi di vita. I corpi sono allineati in ginocchio, uno di fianco all'altro, e con la testa sui cuscini. Jeremy e Gregory hanno anche le gambe legate con delle corde di nylon, la cui origine rimarrà ignota. Tutti e tre gli uomini sono stati colpiti alla testa più volte con una pistola, un revolver calibro 22. I colpi esplosi in tutto saranno ben 13. Qualcuno li avrà sentiti questi colpi di pistola? L'azione era stata talmente cruenta da far pensare alle autorità, che poi giungeranno sul luogo non molto tempo ovviamente dopo la scoperta, che a colpire gli abitanti della casa potesse essere più di una persona. Insomma, quella era stata una vera esecuzione, anche perché secondo come sono stati messi è stato proprio tutto studiato alla perfezione. Secondo lo sceriffo, l'esecuzione era stata compiuta addirittura da un sicario, o meglio da una persona che era esperta nel fare quel tipo di cose. In altre parole, appunto, qualcuno di esperto e forse addirittura pagato per fare quello che aveva fatto, come se quelle morti fossero state ordinate su commissione. E la cosa si penserà anche dal fatto che i vicini non si fossero accorti di nulla. Nessuno, ma questo siamo abituati già a sentirlo nelle nostre indagini, aveva sentito niente nonostante l'efferatezza di quel crimine. Insomma, qualcuno era entrato in casa della famiglia Woodley, aveva sparato ben 13 colpi dopo aver mobilizzato i suoi abitanti e nessuno in pratica ha sentito nulla. Nessuno aveva percepito dei movimenti strani nell'abitazione e quella era una zona del tutto tranquilla, senza rumori, senza traffico, che risulta ancora tutto più strano. O sono dei veri professionisti che hanno fatto tutto preciso, altrimenti qua c'è il solito caso di chi non ha voglia di parlare e mettersi in gioco. Anche perché erano tre persone adulte, quindi si valuta che ci potesse essere stata anche una colluttazione violenta. Ma comunque, sì, se non ci fosse stata nessuna reazione da parte dei tre della casa, sicuramente gli spari ci sono stati. E magari hanno però utilizzato un silenziatore. Quindi forse gli spari possono anche passare inosservati, dici, col silenziatore? Sì, col silenziatore sì. L'abitazione della famiglia verrà dunque isolata e partiranno le indagini approfondite per cercare ovviamente di risalire al colpevole, niente di nuovo. Saranno impiegati anche dei laser. Davvero? Per far sì. Cosa? Per cercare di rilevare tracce di sangue o impronte di qualunque tipo di genere. Scarpe, impronte digitali. E ovviamente... Però... non verrà reso noto dalle autorità se la cosa avesse prodotto dei risultati o meno. Beh, è ovvio che nel corso delle indagini probabilmente cercano anche di tenere riservate alcune, no? Sì, alcune scoperte. Sì. Dunque non si saprà se le attività forensi riveleranno tracce o meno sulla scena del crimine. Le autorità stimeranno che l'aggressore o gli aggressori, perché è più probabile con tre adulti. Esatto. Siano entrati in casa Woodley tra le 20 e 25 e le 20 e 48. Dunque un margine di tempo non così tanto ampio. I tre figli,
figli e padre erano stati radunati tutti in soggiorno e il primo che pare che è stato colpito era stato proprio Gregory, di 23 anni. Strano, come chissà come riescono ad appurare queste cose. Riescono ad appurare in base alle posizioni dei corpi e alla posizione del sangue. Gregory è stato colpito da 3 colpi di pistola alla testa e poi è toccato a Jeremy, di 15 anni. Eh sì. A lui spareranno ben 4 volte nella testa, però se uno è così professionista, di colpo alla testa ne basta uno. Perché devono sparare tutti sti colpi? Forse non sono allora così professionisti come si pensa all'inizio. Comunque dagli esami forensi si evincerà che Barry fosse stato picchiato alla testa con il calcio della pistola, prima di essere stato fatto inginocchiare. Sì, messo poi anche di fianco ai propri figli e poi aveva ricevuto 6 colpi di pistola con la calibro 22. In più, utilizzando quel tipo di arma, i killer non avevano lasciato dei bozzoli in giro. Aspetta, ho detto bozzoli, voi non venite farfalle. Mamma mia, no, io veramente, guarda, tante volte. Signora, la bambina è brava, ma non si applica, ti ricordi? La suora. In più, utilizzando quel tipo di arma, i killer non avevano lasciato bozzoli in giro. Dunque, non è possibile trovare indizi utili ai fini delle indagini. Si stimerà che l'attacco sia avvenuto in 10 minuti e che il killer o i killer, come possiamo ipotizzare, se ne siano andati indisturbati poco dopo, chiudendosi addirittura le porte alle spalle. Una delle poche cose trovate in casa sarà un pezzo di carta su cui era stato scritto la data degli omicidi. Questa è una bella presa di posizione, insomma, anche un po' una beffa verso le autorità, forse. Si presumerà che il biglietto fosse stato scritto dallo stesso Barry, citando la possibilità che questo biglietto non fosse altro che la ricevuta del pianoforte che stavano per vendere, giusto? Quello era il pretesto probabilmente della visita dello sconosciuto, magari era proprio lo stesso che aveva telefonato dicendosi convinto dell'acquisto di quel pianoforte che la famiglia aveva messo in vendita. Non mettete in vendita un pianoforte perché non sapete chi vi arriva in casa. Shelby, vi ricordate? Il ragazzo sedicenne, interessato proprio allo strumento. Eppure, nonostante le ricerche da parte delle autorità, non sarà possibile risalire alla vera identità di questo ragazzo. Boh, ma allora lui, abbiamo trovato il criminale, Shelby. E poi si riterrà molto improbabile che un ragazzo di soli 16 anni potesse sopraffare 3 uomini, come in realtà era poi accaduto. Inoltre, sì, allora quindi sospettano di lui, ma non può essere lui. È lui con l'aiuto di qualcun altro. Inoltre non si avrà la conferma della visita a casa da parte del giovane, considerato anche che il pianoforte era ancora dai Woodley e che niente era stato portato via neanche dalla casa. Ma volevano semplicemente sterminarli e basta. Era un espediente quello del pianoforte. Inoltre non ci sarà nessun segno di effrazione, appunto, perché stavano aspettando il tizio che voleva acquistare il pianoforte, l'hanno fatto entrare. Dunque chi è entrato in casa, come vi ho detto, sì, lo aveva fatto con il consenso dei suoi abitanti. Oppure, c'è anche da valutare questo, oppure il malintenzionato aveva avuto la fortuna di trovare una finestra aperta, non sarebbe la prima volta che hanno questa botta di culo. Certo. Tuttavia, il fatto che in casa non mancasse niente non farà propendere gli inquirenti per un furto di denaro o altro. Beh, ovvio, se non manca neanche uno spillo non può essere un furto, anche se non si poteva escludere che il malintenzionato fosse stato disturbato. Sei disturbato e scappi via prima di rubare? Poco credibile. Era stato mandato da qualcuno per controllare la situazione. Eh sì, forse un mandante che voleva sapere dove fossero gli oggetti preziosi o dove la famiglia tenesse il denaro. Anche questa rimarrà purtroppo solo una delle tante ipotesi, ma insomma, chi poteva avercela con i 3? Pare che non avessero problemi con nessuno, non si sapeva di litigi, sgarbi o altro, nulla, una famiglia normale. Anche la fidanzata di Greg, Natalie, affermerà su un articolo Chissà, poi si stufa pure questa, capito? Pure questa c'ha dei limiti. Allora, ricominciamo. Anche la fidanzata di Greg, Natalie, affermerà in un articolo pubblicato sullo Houston Chronicle che era veramente impossibile che qualcuno ce la potesse avere per qualche motivo
qualsiasi, con loro. Erano persone per bene e ben volute da tutti. E poi non erano coinvolti in nessuna attività illecita, non dovevano soldi a nessuno. Le autorità a questo punto brancolavano nel buio, ma che novità che le autorità non sanno dove andare a sbattere la testa. Sì, anche perché se hai a che fare con una famiglia per bene, appunto, un quartiere benestante, non sanno dove arrampicarsi sui vetri questi agenti, questi detective. Ma in effetti qualcuno ti entra, ti piomba in casa e ti ammazza. Sì, se però c'è un omicidio così ben premeditato e devi andare a risalire a priori da qualche parte, c'è il motivo. Sì. C'è sempre un motivo, è solo che la polizia non lo sa quasi mai qual è il motivo dei crimini. Ma quando non lo sanno diventa un problema. Eh sì. Perché il responsabile non viene preso. Certo, come sempre, spesso. Le autorità, come abbiamo capito, non sanno da che parte girarsi. E anche perché nulla poteva giustificare quella carneficina. Allora forse si era trattato di uno scambio di persona. Bella domanda, e qua ci si arrampica non sui vetri, di più. Perché non si può scudere, non puoi confondere una famiglia con un'altra famiglia. Io non l'ho mai sentito dire. Avete mai sentito dire? Ma comunque la famiglia tipica americana è numerosa, quindi loro erano in quattro. Sì, ma devi sbagliare la via. La casa che magari ti è stata fotografata e ti hanno detto vai là, cecchino, uccidili. Magari vedono in faccia anche chi devono essere le vittime, questo sbaglia a casa. Vittime? È davvero poco credibile. Per voi? Ipotizzano anche lo scambio di persona. Sì. E non sarebbe così strano. No, no, per il capofamiglia no. Ah, non è che hanno confuso l'indirizzo, hanno visto questa persona, l'hanno seguita, convinta che forse è un'altra. E però quando vai, se sei un cecchino, sei pagato per fare quel lavoro, non vai a verificare anche che macchina guida, a che indirizzo abita. Vabbè, non siamo d'accordo comunque. No. Beh, l'avranno capito. I detective interrogheranno tutti coloro che ovviamente avevano avuto contatti con la famiglia, anche quelle persone che avevano sentito e Woodley per la vendita dello strumento. Ricordiamoci che comunque era su un giornale locale, dunque le persone l'avevano notato con questo annuncio di vendita. Sì, però nessuna pista porterà a trovare qualcosa di utile. Dei vicini della famiglia poi faranno sapere di aver notato dei vicini dall'abitazione dei Woodley, due maschi. Cioè, quindi dei vicini di casa hanno visto qualcuno in una berlina. Andiamo a vedere chi sono questi qua della berlina. Nonostante questa segnalazione non si saprà se queste due persone potessero essere collegate in qualche modo all'omicidio. Ma com'è possibile? Com'è possibile che qualcuno possa entrare in casa di tre persone adulte, uomini per di più? Purtroppo non possiamo dirvi oggi chi sia il killer. No. Cioè, noi abbiamo fatto tutto sto spiegone e non abbiamo un mezzo straccio di prova da renderli un po' contenti, no, che abbiamo capito. Io mi ero illusa che ci si potesse ancora trovare. Quindi allora praticamente Jeremy, Gregory e Barry, il capofamiglia, sono stati uccisi per nulla, perché non c'è un movente, non c'è una spiegazione, non c'è un criminale da incolpare. No, non sanno, non riescono a trovare nessuna pista valida che possa dare ragione di questo atto così atroce. Vabbè. Non diciamo sempre che non ci piace dare la risoluzione dei casi, però è anche giusto ricordare quelle persone che sono state uccise, che purtroppo ad oggi non hanno ancora un colpevole. Sì, perché oltre a non aver ottenuto giustizia, vengono anche dimenticati, almeno noi non facciamo lo sbaglio, tra virgolette, di dimenticare chi non ha avuto giustizia. Ma poverini, ma come fa sua moglie e l'altra sorella a vivere così senza avere delle risposte? Stanno ancora cercando? È aperto il caso? No, sì che sarà aperto. Sarà aperto, ma comunque è ancora tutto fermo. E lo sai benissimo che se non ci sono nuovi indizi da seguire, il caso diventa un cold case. Diventa un caso chiuso fino a nuovi sviluppi, purtroppo. Dunque, i tre saranno sepolti nel cimitero nella contea di Montgomery, che si trova sempre in Texas. Dopo una cerimonia che si è tenuta il 30 di settembre del 1991. Sono passati già tanti anni. E allora a questo punto no, ci dobbiamo solo dispiacere per le povere vittime, basta. Lynn morirà il 7 agosto del 2004 a Houston, senza mai sapere purtroppo chi fosse ad aver ucciso la sua adorata famiglia. Ma poi il bello è per quale motivo? Per quale motivo? Forse la donna aveva una vaga idea di cosa poteva essere successo? Crediamo di no, perché altrimenti ne avrebbe parlato con la polizia avrebbe indagato su questa questione magari insoluta.
Cioè, non hanno avuto pista a cui seguire. Niente, zero assoluto. C'era solo questo pianoforte messo in vendita, questo contatto di ragazzo che non si è mai saputo chi fosse. Che poi magari il pianoforte non c'entra neanche nulla. Potrebbe anche non c'entrare nulla. Forse la cosa peggiore è proprio non sapere il perché di una tragedia di tale portata. Ti muore la famiglia e non sai il motivo, è terribile. Sì, c'è anche da chiedersi chi potesse aver assodato un killer per quella mattanza. Cioè, c'è un killer là fuori che si è goduto la sua vita e se la sta godendo dopo che ha tre persone sulla coscienza. Sì, adesso possiamo sicuramente dire che era una persona esperta, perché sì, se sei un assassino improvvisato non giustizi tre uomini, ma poi senza lasciare nessuna traccia, esatto, traccia, nessuno ti vede, nessuno ti sente, te ne vai via indisturbato dopo una mattanza. Quindi forse era qualcuno davvero di esperto. Sì. E poi anche Shelby, non si è mai saputo chi fosse questo ragazzo, di sicuro era coinvolto in tutta la faccenda. Anche questo qua che ha fatto magari solo da apripista, con quale coscienza può continuare a vivere tranquillo e indisturbato? Vai almeno a denunciare la cosa in maniera anonima, fai sapere, fai trapelare qualche notizia, Shelby, no? La nostra indagine di oggi finisce qui. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ovviamente vi aspettiamo nei commenti per sapere cosa pensate di questo caso, se voi avete una vaga idea del perché una famiglia è stata sterminata. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Ragazzi, grazie, Silvia, Vera, vi salutano, le Cranberry chiudono e sempre vi ricordano, occhio alle stranezze, un saluto.